Ciao amici di Italia Top Games, sia se state guardando e ascoltando questo podcast su YouTube o su italiatopgames.it, abbiamo l'onore di poter parlare con Rudy Salerno, che qualche giorno fa, ha provato, beato lui, che stavi a Milano e non come me, che sto nelle Marche, per andare dal distributore di Halifax devo fare tante ore di treno e questo periodo non lo posso proprio fare, ha provato PES 2019 in anteprima. Ciao Rudy! Ciao Fabrizio! Ciao, allora senti, ti devo subito chiedere questo PES 2019. Allora, ti chiedo due cose al volo. La cosa che ti è piaciuta di più, la cosa che ti è piaciuta di meno. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è il Mantelboso, perché subito quando ha un balzo all'occhio che è veramente cambiato rispetto al 2018, è una grafica molto bella. La cosa che non mi è piaciuta di meno è l'effetto stadio, quello che hai detto tu anche l'altra volta guardando i video, non c'è l'atmosfera che c'è in FIFA, purtroppo manca, è una mancanza di PES, è proprio una mancanza di Pro Evolution Soccer. E quindi anche i menu più o meno... Beh, i menu sono più o meno quelli, cambiano un po' gli angoli stondati, ma il menu è quello. Ok, allora noi abbiamo già pubblicato su Italia Top Games le tue considerazioni testuali, se state vedendo questo filmato su YouTube c'è il link se volete leggere le impressioni di Rudy. Riguardo invece più il gameplay, il cambiamento che ti è piaciuto di più e invece dove c'è ancora da lavorare da parte di Konami? Allora, non vi aspetta. Allora, questa è una preview, quindi dobbiamo aspettare il 17 luglio che proveremo il gioco già avanzato. Questo che abbiamo provato è un 2018.0, cioè la grafica è veramente pazzesca. Poi c'è qualche ritocco sui passaggi, sui tiri, ma nulla di che cambia completamente il gameplay. Sostanzialmente il gioco è come il 2018, cambia un po' il passaggio, che i difensori difendono meglio a intercettare, sono leggermente lenti a difendere, quando tu arretri sono leggermente... pochino pesante, ma alla fine è una preview, quindi dobbiamo aspettare ancora molto per avere un gioco completo. Però le basi ci sono, basi per un ottimo prodotto ci sono. Ok, senti, ma così, con i ragazzi di Halifax Digital Bros, il distributore ufficiale di Konami, qualche piccola cosa così, qualche notizia... presa o qualcosa, come dire, anche no, per dirti niente. Dimmi. No, niente, no. Purtroppo nulla, perché questa era una preview delle E3. Loro hanno avuto questa versione e l'hanno fatta provare in Italia. Adesso faranno il tour mondiale da Konami e vediamo il 17 cosa svelano. Quindi, ad esempio, mi chiedevo perché fosse sotto embargo il Brasile, per dirti una cosa che non mi è molto chiara. Non si sa, forse qualche accordo con Coutinho, sai com'è, okay. Brasile, Coutinho, c'è pure la Germania in embargo e il Corinthians, quindi non si possono fare nei video con quelli, purtroppo. Okay. E quindi tu non hai potuto provare queste squadre? No, si potevano provare ma non si potevano registrare. Ok, e hai visto qualcosa di interessante sul Brasile, i valori cambiati, qualcosa? Ma non mi sono soffermato molto, c'è Coutinho che è 88 che è il testimonial, quindi l'hanno potenziato, Neymar è 92, poi vabbè che... I valori poi cambiano, sai com'è, non certo, è che... Certo. Cioè, sono tutti relativi, poi alla fine cambiano. Certo. Senti, allora, visto che hai potuto provare, a livello di squadra, perché leggevo nel tuo articolo che un po' il gioco di squadra ti è sembrato già da questa versione più importante del 2018, le squadre cambiano, hanno un certo stile, si sente ancora di più, come dire, il cambio tra una squadra e l'altra? Ma questo penso che sia più dovuto contro il COM, quando tu giochi contro uno è una... hai una sensazione diversa, ognuno ha il proprio stile. Sì. Quindi contro il COM non è che si sono fatte troppe partite contro il COM, che non riesce a vedere tutto in 4-5 partite. Certo. Senti, ma come sono andati i risultati? Ne hai vinte di più, ne hai perse, hai mantenuto altri? Ah no, no, oggi io ho perso, perché ho giocato pure full manual, ho provato pure il full manual lì, quindi ho perso, purtroppo ho perso. Mannaggia. Ah sì, ci si diverte. Certo. Senti,
Beh, dunque, in conclusione diciamo che quindi siamo di fronte a un'evoluzione del 2018 Esatto, migliorato, graficamente mi pare di capire molto, ma il sì, gameplay molto. è tendenzialmente Sì, la rimasto base è molto quella, sì, simile. la base è quella. La Ok. base del gameplay è quella. E da un punto di vista anche delle animazioni, perché ecco, io ho visto già dalle tre che ci sono dei notevoli Sì, miglioramenti. ci sono miglioramenti sulle animazioni, sui contrasti. C'è stato un calcio d'angolo che proprio il movimento del giocatore è stato l'impatto sul terreno, mi è piaciuto molto. L'eliminazione di qualcuna è stata aggiunta come le esultanze. Ok. E full manual invece, cosa ci dici? Beh, full manual io non sono un praticante del full manual perché non ci gioco assistito, però me la cavicchio. Io mi sono trovato abbastanza bene full manual, cioè ci ho provato anche qualche volta, ma a me è stato, come impatto mi è sembrato bene. Come sentendo anche i ragazzi che giocano full manual, è una questione solo di abitudine che poi in precisione di passaggi ci sta nel calcio, quindi può Certo. essere una. È una nicchia di giocatori che io apprezzo, però a livello competitivo purtroppo non c'è ancora nulla di full manual. Quello Certo. è un pochino la tendenza. Rudy, ci diamo appuntamento al 17 luglio? Avrai la Va possibilità di bene. tornare? Sì, probabilmente sì. Dai, speriamo, che tutti vogliono ascoltare dalla tua viva voce i tuoi commenti. Ovviamente, Rudy, diamo la possibilità a chi sta ascoltando questo filmato, sia su YouTube che su Italia Top Games, di lasciare commenti e poterti chiedere altre cose. Specifica già tu sin da ora di cosa no, non chiedere perché non hai avuto modo. My Club, poi. Ecco, esatto, MyClub, proprio il MyClub, i server online non si sanno fino all'uscita del gioco, se non sono loro a fare un comunicato non si sa nulla, Anche purtroppo. le licenze, non, no, Licenze nulla. sai le Sì, stesse cose nostre, esatto. di noi piccoli personaggi, a differenza di tua che hai provato PES 2019 in anteprima. Esatto. Si parla della licenza turca, ma non si sa, sai com'è, tutto carne Sì, sul sì. fuoco si vedrà. Va bene, va bene. Bene, Rudy, io ti ringrazio. Se hai da aggiungere qualcosa che non abbiamo detto, che ci No, no, va richiami. bene così, Fabrizio, non c'è problema. Ci aspettiamo il 17 luglio e proviamo PES 2019, la versione un pochino più aggiornata, e poi aspettiamo il 21 per la demo, che Eh ci beh, uscirà l'annuncio della demo alla PES League. E in sì, bocca al lupo a Ettore. certamente, certamente. Speriamo che non sia troppo in là il demo, però per il momento Ma non si può dire nulla. sinceramente per me fine luglio, inizio di agosto uscirà il demo. Staremo a vedere. Qualcuno molto ottimista dice lo stesso 21 luglio. Io ci credo poco, però No, no, vabbè. io credo giovedì successivo, massimo 2. Il tempo è di metterlo su, non il 21. Bene, bene Rudy, grazie ancora per aver provato per noi PES 2018, grazie per questa chiacchierata e fra meno di un mese proverai questo nuovo PES 2019, una nuova versione che ci dirà qualcosa di più, no? Ok, sì, sicuramente, speriamo. Ciao Rudy, grazie e Ciao Fabrizio. ciao a tutti Ciao, ciao. coloro che hanno ascoltato la chiacchierata con Rudy. Vi ricordo ancora una volta, lasciate i vostri commenti se volete chiedere qualcosa a Rudy che non ho chiesto io. Rudy è a vostra completa disposizione. Ciao!